Il 26 e 27 novembre 2021 si terrà il consueto congresso nazionale dell'AMI presso l'hotel The Hive di Roma, nei pressi del Viminale. Erano 2 anni che aspettavamo questo momento, dopo questa pandemia che ci ha messo in ginocchio. L'AMI ha continuato a lavorare con i propri webinar, il proprio master. Abbiamo veramente fatto i sacrifici che hanno fatto un po' tutti gli avvocati. Il nostro congresso è un congresso molto importante, innanzitutto perché rappresenta il raduno dell'associazione, ma parleremo di 3 temi di fondamentale importanza. Il primo è il fine vita, l'eutanasia. Qual è la posizione dell'AMI, qual è la posizione della scienza e dei politici. Il secondo riguarda i vaccini, il Green Pass, la nuova giurisprudenza di merito che è intervenuta in alcuni casi. Poi parleremo del Tribunale per la Famiglia e la novità assoluta è che questa volta parteciperanno anche le altre associazioni come l'AMI riconosciute dal Consiglio Nazionale Forense. Sarà un confronto molto importante all'interno del mondo degli avvocati, perché il credo dell'AMI è soprattutto la concertazione e il confronto con tutti, al di là delle proprie posizioni. Sarà sicuramente una 2 giorni straordinaria. Vi aspettiamo tutti a Roma. Per qualsiasi informazione potete collegarvi al sito dell'AMI www.ami-centraleavvocati.it o www.studiocataldi.it. A tal proposito vorrei ringraziare appunto Studio Cataldi, Roberto Cataldi, Di Pace e Paolo Maria Storani per il grande contributo che hanno offerto all'avvocatura e all'AMI per mantenere ancora viva la formazione degli avvocati. Un caro saluto e a presto.